Con Andrea Quartini abbiamo incontrato i comitati della Piana, il comitato Mamme Noi Inceneritore, e abbiamo dovuto essere d'accordo con loro inevitabilmente sulle conseguenze che ormai sono studiate da anni della presenza di inceneritori sull'epidemiologia della popolazione. È chiaro, ormai ci sono studi comprovati di decenni che la presenza di un inceneritore aumenta esponenzialmente dal punto di vista appunto delle malattie della popolazione, i tumori e tutte le problematiche dal punto di vista, ad esempio, sia della pelle che Ma qual è polmonare. la risposta alternativa? La risposta alternativa agli inceneritori ce lo chiede già l'Europa, visto che è una frase che vi si sente dire spesso. E ce lo chiederà ancora con più forza fra un po' di tempo. Gli inceneritori sono da superarsi. L'unica strada nel sistema globale pianeta è innanzitutto l'utilizzo inferiore delle risorse. Prima di tutto, ad esempio, una semplice confezione di merendine. Bisogna capire perché c'è bisogno di tutto quell'imballaggio. Partiamo da lì. Prima di tutto il non utilizzo delle risorse. Successivamente riuso, riciclo. È stato studiato, San Francisco è caposcuola da questo punto di vista. Che servono praticamente è più facile dal punto di vista occupazionale creare occupazione con dei sistemi di riciclaggio piuttosto che con degli inceneritori. E questo al netto di quelle che sono le problematiche della salute. Quindi per noi, proprio come scelta politica, ma secondo noi inevitabile, la scelta è no inceneritori sia impianti di riciclo, che creano molta più occupazione, molto minore impatto ambientale, molti minori costi da quello che sono il rinnovo delle strutture. Perché gli inceneritori, come il collega mi faceva notare, costano molto anche dal punto di vista della continua ristrutturazione. Baldi, la Regione Toscana sta perseguendo dunque una strada vecchia in questo senso? Le cose vanno guardate nel loro insieme. Non sono in disaccordo con molte delle cose che ha detto la collega Galletti e sono abituato ad essere laico nelle mie valutazioni, a non guardare, come dire, l'etichetta, ma a guardare la sostanza. È vero che si può fare ancora molto, per quanto riguarda la differenziata. Io vengo ad esempio da una città in cui siamo indietro. La mia città, il comune capoluogo di Pistoia, anche con l'ultima amministrazione, non sta facendo abbastanza per incentivarla. La differenziata è un punto fondamentale perché è solo a partire da quella che posso prospettare programmi di riciclo e anche di riutilizzo, che potrebbe essere una prospettiva ancora più interessante del riciclo. La Regione Toscana però fa molto in molti sensi, sia su questo, ricordo i finanziamenti moltissimi ai programmi per lo sviluppo della pirolisi, o pirolisi, non ancora mi devono spiegare come si pronuncia, che è quindi questa nuova forma già sperimentata in qualche luogo di termovalorizzazione a impatto tendente allo zero. Ci sono adesso da parte del governo, abbiamo letto anche stamani, tutta una serie di provvedimenti incentivanti ma anche normativamente agevolanti per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti organici in forma di produzione per la cogenerazione a biometano, che l'Italia è ancora indietro. Le Percorso cose lungo. sono tante. In questo per me c'è anche la termovalorizzazione tradizionale. Anche i paesi che adesso iniziano a sviluppare prospettive diverse hanno alle spalle questo percorso. Noi siamo indietro, non possiamo pensare di saltare il passaggio. E ritengo che la termovalorizzazione, se fatta in modo oculato, attento e controllato, possa diventare quell'occasione che sta in questo percorso di ottimizzazione e di sguardo al futuro anche cauto e attento nel rapporto tra rifiuti, ambiente e sviluppo, e che non sia una sua negazione.